Monastella. Monastella è uno spettacolo che è una grande appassionata di cavalli, monta sia l'inglese, fa salto ostacoli e monta sia anche con la sella americana, e soprattutto ha un rapporto molto bello con i suoi cavalli. Non vi dico molto di più, dico solo che è veramente grande appassionata e sta anche lanciando una linea di benessere per i cavalli. Non vi dico il nome perché tanto lo scoprite subito. Ciao Mario, ti saluto e ti ringrazio soprattutto in anteprima per avermi invitato a questa puntata di Cavallo Magazine News. Qui dobbiamo parlare piano perché sono in un maneggio di monte inglese, si chiama Hippoclub Up and Down, più up che down, speriamo. Però siccome sono anche presidente dell'Italian Western Academy, anzi presidentessa, donne al potere, poi ci occupiamo anche di performance, che purtroppo in Italia non sono molto conosciute, ma noi sicuramente attraverso l'associazione riusciremo a portarle al grande pubblico e soprattutto farle scoprire, perché sono bellissime, sono ispirate anche a cose di campagna, ad esempio il trail è una disciplina dove il cavallo ha a che fare con i ponti, deve aprire i cancelli, beh, ovviamente aiutato dal cavaliere perché da solo non è che ce la faccia. E poi, non so, altre discipline come showmanship, la presentazione del cavallo con la capezza, e abbiamo il horsemanship, che è un controllo del cavallo supremo da parte del cavaliere perché deve eseguire delle figure. Poi vabbè, ovviamente al di fuori delle performance c'è il reining, molto gettonato ultimamente, una disciplina molto anche scenica, molto scenosa, perché la gente quando viene a vedere le gare dice frasi come all right, ok, insomma molto americana come si chiama. E poi, vabbè, dopo aver abbandonato le performance, vi devo anche confessare un piccolo particolare, che oltre alla monta inglese e a dedicarmi appunto a questa associazione, sono un amante della freestyle, della monta freestyle, che vuol dire montare in libertà, il cavallo senza niente, semplicemente con un piccolo string al collo, magari una frusta lunga, che io chiamo caro stick perché sono appartenente a un gruppo di ragazzi che seguono la filosofia di Pat Parelli, e quindi montare il cavallo in questa maniera è divertentissimo, credo che anche per lui sia molto comodo, infatti dopo, se avremo occasione, vi farò vedere una piccolissima cosa. Vedete qui davanti, visto che sberluccica alla luce del sole di questa meravigliosa giornata, è la mia sella, perché mi sono messa a fare anche quello, cioè non è che le faccia io artigianalmente a mano, però un'azienda mi ha chiesto di disegnare una sella, di disegnare un modello comodo dove io mi ci trovo bene, e ovviamente ho fatto una cosa molto discreta, è una sella piena di argenti dappertutto, piena di fiori, però direi che rispecchia molto questo mio carattere positivo, solare, soprattutto che ama i cavalli alla follia. Per quanto riguarda l'abbigliamento, sono passata dalla cosa precisina della monta inglese ad avere ovviamente i mitici chaps con le frangettine e una camicia proprio, con un po' di brillantine, un po' di diamantini, ma insomma non è una cosa tanto seria. E sotto però c'è la vera Natalia. They are girls. Bring it on.